Ragazzi, buongiorno. Eccoci nei post partita di Champions League. Scusate se con la Roma non ho fatto nessun commento praticamente, perché insomma, mi sono preso un po' di riposo, per così dire, in questa festa nazionale di ieri, per così dire. E cosa è successo? Innanzitutto partiamo dalla partita di martedì. Roma perde 5-2. Sembrava dovesse andare nel peggio dei modi. 5-0 secco sarebbe stato veramente pesante. Poi due gol arrivati alla fine hanno un attimo dato più speranza. Questo Liverpool effettivamente capita, questa stagione è capitato tante volte, si è fatto rimontare, quindi non c'è da stupirsi. Forse è un Salah strepitoso, ma su quello, insomma, inutile che ve lo dica. Cioè, io sono due anni fa già doveva venire all'Inter, o l'anno scorso, due anni fa. E già lì, no, due anni fa si vede, perché è andato via la Fiorentina, dobbiamo prenderlo noi, vabbè, lasciamo perdere questo. E il fatto che vorrei dire, che adesso non è che si può sempre vivere di rimonte, voglio dire, cioè, al ritorno, cioè, è fattibile che Roma vinca 3-0, ma ti capita una volta, può capitare anche la seconda, non lo so. Il fatto che deve andare tutto bene, cioè devi segnare subito uno dei primi, cioè solito tran, devi segnare subito appena entri in campo praticamente, fare un secondo gol entro il primo tempo e poi il terzo nel secondo, che devi farlo nel secondo tempo. Diciamo che sì, questo Liverpool è vulnerabile, perché comunque in difesa non è tutto su granché, non ha un gran portiere, Karius non è che sia tutto so ben di Dio, però comunque sta di fatto che quando parte in contropiede, quel tridente lì, Salah, Firmino, Mané, come già vi avevo detto, è il tridente migliore che ci sia in questo momento, almeno in Europa, se non solo in Inghilterra. Comunque, voglio dire, non è facile, quindi secondo me Di Francesco ha un po' di colpe, perché non se l'è giocata benissimo, anche perché ha subito probabilmente tre gol uguali dalla fascia destra, boom, mette in mezzo gol, boom, mette in mezzo gol, cioè ogni volta che mettevano in mezzo era gol. Quindi secondo me Di Francesco se la deve studiare bene al ritorno. E poi ieri sera Real Madrid spugna di nuovo l'Allianz Arena, Bayern Monaco 2-1, vince. Una partita secondo me era un po' più, cioè sarebbe stato più giusto un pareggio, perché Bayern Monaco alla fine non è che ha creato poco, eh. Navas ha fatto un po' di miracoli, non lo so, comunque ha fatto un bel po' di parate, perciò secondo me forse un gol in, qualche gol in più da fare Bayern Monaco. Fatto sta che adesso il ritorno il Bayern deve recuperare, alla fine il Real è la squadra da battere, c'è poco da fare, cioè anche loro non hanno una difesa così, però la squadra che alla fine sa soffrire, che in attacco alla fine è micidiale, non l'avesse presa di mano Ronaldo finiva 3-1, alla fine il Real è la squadra da battere in Champions, c'è poco da fare. Quindi allora appuntamento a sì, stasera con il prossimo gameplay di Inter-Juve, guardate, si giocherà sabato, sarà dura, mamma mia, ho veramente paura. E poi vabbè, settimana prossima già vi anticipo che penso farò forse dei live, almeno di Roma-Liverpool penso di fare un piccolo live, giusto per vostra felicità. Ragazzi, ci vediamo più tardi allora con il gameplay pronostico Inter-Juve, statemi bene, buona giornata, a presto, ciao!